ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Grazie anche a tutti voi. Il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, ha festeggiato il suo 40° compleanno al Polo Culturale di Sant'Agostino con un vero e proprio bagno di folla. Tra chi è passato solo per un saluto, chi ha voluto mostrare tutto il suo sostegno al primo cittadino e anche chi insieme a lui ha voluto restare fino a notte inoltrata per divertirsi e ballare. Tra gli invitati anche il vescovo di Ascoli, Monsignor Giampiero Palmieri. Un lungo e sentito abbraccio tra i due a rimarcare la stima e l'amicizia reciproca. Ma il momento più commovente è stato l'abbraccio di Marco con mamma Lucia. Una bellissima festa con mia madre, la mia donna della vita, una bella festa con tanti ascolani, tanti amici, tanti anche amici da fuori del comune di Ascoli Piceno. Sono veramente contento, emozionato perché i 40 anni di sabato con questa bella giornata di sole è proprio una bella gioia. Qui al Polo Sant'Agostino sono tanti amici, tante amiche, tanti ascolani, quindi ho voluto festeggiare il mio 40° compleanno con le persone, con il popolo, perché io mi alimento con la relazione con le persone, ho un rapporto bellissimo con le persone, sono il sindaco del popolo, quindi mi piaceva festeggiare il compleanno insieme al popolo ascolano. Sin dal momento della sua elezione si è sempre definito il sindaco del popolo, ma non è voluto mancare neppure il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Per me è un caro, grandissimo amico e a cui tengo veramente tanto, quindi gli auguri che vanno a lui e al suo lavoro, alla sua famiglia, ai suoi affetti più cari, il mio abbraccio e spero insomma che tutto l'affetto che vedo questa sera qua lo possa accompagnare nel suo impegno istituzionale e nella sua vita. Un augurio speciale tra i tanti è arrivato anche da Guido Castelli, da cui Fioravanti ha raccolto il testimone dell'Arengo. Ha due volte 20 anni, non ha 40 anni, lo posso dire io che ormai dal 2008 ho iniziato con lui una bella strada fatta di amicizia, di sostegno politico reciproco e soprattutto di voglia di essere concreti. Quindi auguri Marco, perché sappiamo che sei un punto fermo di questa città e non solo.